La due giorni marchigiana. Oggi 19 di maggio 2019. Sono velocissimi, i ciclisti. Tiene parte. Tieni un po' bene, Brando, come la fotti nel tutto. Ecco, adesso arrivano, arrivano. Ecco il primo, vabbè. Guarda, questo ci copre. Caduto qualcuno, mi sa. Eccoli. Fischietto, un bucciolato. In tasca. So. Che clacson! È bitonale. Sono fermati al fine gara ciclistica. Guarda che moto! Eccoli i primi, papi! Questi hanno distaccato molto, eh! Tanto. Tutti quell'altri! Guarda quanto stanno avanti, io! Vai, vai, campioni! Vuole ne vinci, Ma guarda che distacco che c'hanno. È tantissimo. Nammi, sarà di 100 un chilometro. No, sarà 500 metri. Vedi, guarda. Quanti ce n'è, tutti i colori diversi, vedi? E tutti i colori. Guarda le macchine. Seat, BMW, Volkswagen.
Skoda. Skoda. Seat. Suzuki. Skoda. Suzuki, Skoda. Fiat. Fiat. Suzuki. Suzuki. Mercedes. Mercedes. Volkswagen. Volkswagen, Skoda. Poi Seat. Seat. Opel. Opel. Citroen. Citroen. Fiat. Fiat. Skoda. Skoda, Volkswagen. Skoda, Volkswagen, Renault. La prossima è Renault, poi il Peugeot. Renault. Sì, Suzuki. Suzuki. Non questa so. Cos'è? Non so. Boh. Poi l'ambulanza, l'ambulanza Fiat. MAF c'è scritto. Lo so per Fiat. Renault, fine gara ciclistica. Ma ce n'è un'altra, va, la Peugeot. 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 Bene, questo è Radio Corsa che ci aggiorna dell'andamento dopo 41 km. Adesso quando viene il gruppo. Scusi, lei è del Giro d'Italia? È il regista, lascialo stare. Ma resiste con i seguritori, no, no, senza seguritori. Già 13 cinque. E tre seguritori. Numero 13. Anche 13 giri, la madonna, guarda quello. Vabbè, 13 giri. 13 giri qui, nonno. Guarda Gabri, guarda lì. 13. Metti 10. Eccoli Babbo, i primi. Un altro rabona. Eccoli i primi della due giorni martigiana. I tre primi. Quello con la maglia nera e verde ha vinto ieri uno. Davvero? Con la squadra lì. Vai, vai. Ha preso parecchio, gli ha preso al gruppo, gli ha preso. Un distacco incredibile. Stanno arrivando però. Gli ha guadagnato parecchio, gli ha guadagnato. 3 minuti buoni. Ma quali 3 minuti? Sarà 1 minuto e mezzo. Due giorni martigiana. Righi. Cerretano, sempre tre uomini al comando, Mattia Pacino, sempre di più. Vediamo i primi della gara. Adesso ve ne fanno altri 12 giri. L'hanno fatto un altro? Sì, 12 giri, guarda là. Rimasti. 12 giri rimasti qui. Dopo un altro 6 giri. Sì. La sua Sant'Agostino. Poi 6 giri molto più duri. Yeah. E l'arrivo è sulla chiesa del Sant'Agostino. Che c'è pure più strada. Giri molto tosto. Gabri, guarda le burracce. Ma si butta la burraccia. Sì. Cazzo, per non è entrato. Via. Babbo, ancora 3 primi di comando.
Ma miseria, oh. Però... ce n'è quattro, quanti ce n'è? Cos'è? No, cinque. Cinque di staccati, eh. Altri tre l'hanno recuperato. Che distacco, eh? Ne arriva un altro, vabbè. Siamo, sa che... quello un po' ha distaccato. Un po' sì. Però lo recupero, non si può. Giovanni, è che io ho un gruppetto dietro, aspettali. Sto lontano davanti, Non la vuole, la burraccia non la vuole. Attento. Senti i nasi che bufano. Nessuno ha preso le burracce, hai visto? Il Gran Premio di BM offerto dalla ditta Eccoli! È tantissimo! Che caldo! Gabri, vieni a vedere! Vediamo se pia le burracce! Un po'? Niente! Infatti, guarda tu. Oh, attenti. Ma 5 minuti buoni. 5 minuti sicuri, vai. Hai staccato tanto. Oh, attenti. Guarda. Prima ha detto 1 minuto e 20, mi pare. E 25 ha detto prima. Però per pare di più, eh. Guarda che roba. 5 minuti, 10. 10 no, però 5 sì. Sì, ha distaccato tanto. Hai coperto il cruscotto? Sì. Eccoli, vieni qua. Vieni qua vicino a papà.
pigliata, babbo. Quello tutto colorato, l'ha presa. Ah sì? Guarda, quello lì, questo qui l'ha preso. Guarda, un altro l'ha presa, un altro pure. Gli ha sistemato la roba, visto? Sì, adesso li parte. Ora gli deve dare la spinta. Gli ha compiuto. Che ti ha detto quell'uomo prima, beh? Ha detto cammina, eh? Babbo, un'altra 10 cili. Quanti chilometri saranno? Un macello? Un macello tantissimi. Ecco i primi, babbo. Guarda che distacco, 2 minuti è qualcosa, eh? 2 minuti ha detto, 2 minuti esatti ha detto. Ha detto 2 minuti esatti di distacco. È tanto, eh? È tanto. Sai, babbo, quando finisce la gara quanto è stanchi? Infatti. Dopo il vincitore sarà lavato con lo spumante. Lo so, quanto mi gusterebbe vederlo. Tipo apre la bottiglia spumante e dopo sghizza tutti. Sì, sghizza pure alla gente che sta sotto. Sì. Eccoli, guarda. Guarda che roba, oh. Porca miseria. Non beve ne mai quelli. Oh, è tanto, è da stamattina. Babbo, è dall'una che gira lì, eh? Sono senta zita, mi sta a telefonare. Che va giù da là. Zia? Siamo a vedere la corsa. Però i 7 giri fatta dalla sua io. No, siamo qui al Cerretano. Sì, a mo fra 10 giri vanno su a Sant'Agostino. Bene. Sì. Ciao. Va bene, ciao. Ha detto che ti saluta. È 1 ora e 52 minuti che girano, vabbè. A stora è René arrivati da un bel pezzo lassù a Tolentino. Vero. Eccoli. Guarda un po' che non ero fatto come te, era fatto la nulla. Te la ricordi cos'è? L'hai visto? Rompa la fresca? Il primo del gruppo, vabbè. Senti i cambi, babbo. Sì. Vai Andre! Altri 9 giri da fa qui. Babbo, mi sa che gli ultimi 6 giri li fa solo. Di dietro, Matteo. Ecco, guarda quella scheda bianca. Ah! Oh!
In prima fila, signora Matteo. Sarà il vincitore. Speriamo. Speriamo. Ma forse li prendono. Ah. Dipende dopo. Dipende. No. Certo. Ma è fatica a vincere. Però sta un pezzo avanti, Sta molto avanti. Infatti. Perché dopo si deve sempre vedere alla fine. Certo. Perché forse già c'è la storia. Bisogna dire una volta che in 2-4 il gruppo è capace di riprendere. Alla fine è capace di andare avanti. Non è detto che... Ho capito, Poi. Chissà quante esperienze c'ha. Dopo aver visto le corse. E allora non si può mai dire, non si può parlare alla fine. Certo, grazie. Vediamo un po' il gruppo principale. Senti, che viene fuori solo e scorta da voi. Eccoli, va. Vedi che adesso il gruppo sta tirando un po' di più. Sì, infatti. Solo che te mazza il cervello. È scandalato. Questo è cattivo. Madonna, si muore. Come quando mangi, vuoi mangiare qualcosa, non ti voglio. Oh, è un minuto e mezzo adesso, Vediamo un po' chi è che prende le burracce. È caldo, È caldo. Vai, mettiamo le mani. Fu schifo, vai. Vai, 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 vai. So, fischia, fischia. Fischia, fischia. Le anche portate via. Dai, adesso comincia! Hai detto molto. Quando della corsa rimangono Distanze e Cagliati. Hanno preso contatto anche Toriga e lo detto. Cagliati e Distanze. Cagliati è uno scalatore. Dammo là con Babbo, dammo là. Lasciali lì. È una delle corse più dure del calendario nazionale riservato alla categoria dei dilettanti. Bobbo e Donegà viaggiano con qualche metro di ritardo rispetto ai due battistrada, mentre ha perso decisamente terreno adesso il corridore della Bevilacqua Sport Kanaka. Questo è il fischietto là, no? Eh? Ce l'hai lasciato, vuole io il gallo. No, fa passare. Vai tu al posto mio, porti la bandiera. Al posto di fare. Ecco. Babbo, ti immagini piano la pozzanghera? Sì. No, attendo che piano lì, forse. Ti fa nel bagno. No, veramente, ti fa nel. Il gruppo ha ridotto notevolmente il suo ritardo. Gruppo che ha un ritardo di una quarantina di secondi adesso. Anche qualcosina meno forse, e sono i russi che stanno conducendo l'inseguimento sui corridori della nazionale russa. Ormai sono prossimi al passaggio, impiegano circa 20 minuti a giro i corridori per compiere questo anello di 12 km e 800 metri. Eccoli qua, i due rimasti al comando, Aldo Cagliati che sta tirando al podio di Sanzio sulla sua ruota. Hanno impiegato esattamente 19 minuti e 30 secondi per compiere questo anello, poi calcoleremo anche la media. Contratti dati i due battistrada, adesso dovrebbero. Non c'è più il nipote di quella signora. No. O sta dietro nel gruppo, sì, o sta ritirato. È quello lì,
guarda un po', c'ha le scarpe bianche. Sì, è quello, è quello. Dorigà e Popo che trattano sì, quota quello lì. Matteo, sì. È questo? Sì, è questo. Sì, è quello lì. Dire, vai Matteo. Vai Matteo, Matteo. È Caracca. Transiterà ancora in terza posizione, oppure se al passaggio sarà già rientrato sul plotone. Canaca è stato raggiunto, c'è Bagarre con un quartetto che si sta avvantaggiando nei confronti del gruppo. 55 secondi per questo quartetto che anticipa di poco il gruppo. Pietro Mon nelle prime posizioni, abbiamo visto anche Pellister, uno dei giovani della Casino Maserati. 55 secondi in ritardo del plotone che transita, mancano 6 giri alla conclusione, 12 km 800 metri a giro. Una miseria. 12 km 800 metri al giro, tempo. 80 km che manca. 6 giri. 80 km. 6 giri, ci mette 15 minuti ogni giro, 15, 30, 60, un'ora, un'ora e mezzo. Ma quale 15 minuti a giro? 12? Vabbè, metti 15 minuti, un'ora e mezzo, cioè. E tre. Gruppo, primo Gran Premio della montagna, questo passaggio sotto il traguardo. Adesso staremo a vedere chi si aggiudicherà i punti per la speciale classifica. Sono i corridori della San Gemini e quelli della Colpac a scandire il ritmo nel gruppo. Nicolò Salvetti della San Gemini Trevigiani nelle prime posizioni a scandire il ritmo, anche i corridori della Colpac. Raggiunto Caiati proprio in vista del passaggio. Cinque giri al termine, gruppo compatto che si sta avvicinando, dunque sono stati raggiunti tutti praticamente i corridori che si erano lanciati in fuga nei primissimi chilometri, gruppo compatto che si sta avvicinando. Eccoli qua, ecco il passaggio. Passaggio valido per il Gran Premio della montagna. È tutto il gruppo. Dunque il Gran Premio della montagna vinto dal corridore con il dorsale 133 Paul Double della Colfac, corridore inglese, secondo posto per Nicolò Salvietti e terzo posto per il corridore russo Vitorin, anzi non Vitorin ma Losev, Ilia Losev con il dorsale 104. E praticamente l'andatura che è aumentata notevolmente in vista del Gran Premio della Montagna ha messo ancor più in fila il gruppo. Matteo? No. Sì. Pensavo che è Matteo. Ma Matteo chi? È il nipote della signora che non intervistava. No, non è quello, va. Superato l'ultimo chilometro da parte di Simone Ravanelli. Superato l'ultimo chilometro da parte di Simone Ravanelli. E adesso staremo a vedere perché dietro si stanno muovendo. 4 giri mancano ancora. Adesso arrivano dopo le segnalazioni. Leonardo Pasquotto, il corridore della Sissio Team, è segnalato come più immediato inseguitore. Assieme a lui un altro atleta, andiamo a scorgere nell'elenco degli iscritti di chi si tratta, il dorsale 155 Furnari della Palazzago. Furnari e Pasquotto si sono lanciati all'inseguimento del battistrada. È una miseria. Si è divisa la coppia all'inseguimento, è rimasto soltanto il siciliano Furnari della Palazzago che ha un ritardo di una quarantina di secondi. Manca ancora. Ecco, vieni. Anche il GPM al quarto passaggio, ancora naturalmente sempre ricordando anche il 15° Gran Premio Semar, premio speciale che andrà al corridore che totalizzerà.
sta per transitare Simone Lavanelli. Simone Lavanelli sta per transitare sotto il traguardo, ormai è segnalato a 200 metri dal passaggio. Secondo Gran Premio della Montagna, secondo Gran Premio della Montagna di giornata. Ti piace questa moto? Sì, la moto. Eccolo qua Simone Lavanelli, il bergamasco della PS Carrera, che si è lanciato in questo suo tentativo di fuga. Sì, va veloce alla conclusione. Va veloce. Grazie a Simone Lavanelli, che aggiudica il secondo della montagna di giornata. Via il cronometro, ha indurito notevolmente il proprio rapporto subito dopo il passaggio. Va forte, eh? Sì. Ha distaccato bene. Adesso staremo a vedere se Furnari sarà stato raggiunto dal gruppo che lo incalzava da vicino, gruppo che ha raggiunto il corridore dell'Assisio Team Pasquotto, mentre Furnari fino a poco tempo fa rimaneva in seconda posizione con qualche metro di vantaggio nei confronti del gruppo al suo inseguimento. C'è la volata per la seconda e la terza piazza sul Gran Premio della Montagna. 45 secondi il ritardo del gruppo. Guarda lì che roba. Se va brucando qualche cosa. Dunque in seconda posizione il corridore con il dorsale 130 della Colpa, che è Toniati, che stava portando via un terzetto composto oltre che dal corridore trentino anche da Di Felice. Ci è sembrato Di Felice il corridore abruzzese, sì, Di Felice con il 78 e con il dorsale 630. Questo terzetto certo. Ci viene segnalato alle spalle del battistrada Lavanelli. Hanno fatto 200 km. Dunque il vincitore della classifica finale del Gran Premio della Montagna, della classifica finale del Gran Premio della Montagna è Ravanelli, che ha lo stesso punteggio di Bondavo, ma a parità di punteggio vale come discriminante il passaggio sul secondo Gran Premio della Montagna, quello a cui abbiamo assistito. No, ce n'è un altro. Dunque Ravanelli ha vinto insieme la classifica finale, dato questo già ufficiale. Dove? Devo andare verso le Furnaci. Ah. Madonna, ciao, amore di zia. Ciao. Un tripò. Questi ormai troppo in coda. Pure. Se non è una quarantina, già tanto. Più 40 non è. Mamma mia, puretti. Dunque Ravanelli si è aggiudicato il Gran Premio della Montagna messo in palio da C.A. Prezze di Almerino Ciccarelli. C.A. Prezze, sponsor del GPM, se ritirato. Primo Ravanelli, secondo Paul Double, sono premiati i primi due, entrambi hanno 5 punti, sì, ma la discriminante, come già ricordato, è il se ritirato secondo, Matteo il secondo il nipote di quella donna di prima. Sta arrivando anche la pioggia, purtroppo un altro scroscio di pioggia. Auguriamoci che questa situazione cessi, perché veramente il corridore della VPM Porto Sant'Elpidio da Simone Ravanelli, mancano 38 km all'arrivo, tre giri di 12 km 800 metri, via il cronometro per Simone Ravanelli, è tanti un po' la televisione, per Simone Ravanelli che all'ultimo controllo aveva una settina di secondi su Alessandro Francioni. Eccolo qua Alessandro Francioni, il corridore della VPM, che si è avvicinato
21 secondi, 21 Bravo. Secondi per Alessandro Frangioni. C'è tutto il gruppo, c'è tutto il gruppo, c'è tutto il gruppo alle spalle di Frangioni, ci è sembrato di Felice, sì, l'atleta abruzzese di Felice, vincitore quest'anno della corsa di Pontedera, del trofeo città di Pontedera, di Felice che guidava il gruppo, gruppo che si sta assottigliando e dividendo in più protoncini nel tratto in salita che porta verso il traguardo. Un attimo, finiamo tutto quanto, la squadra. Guarda, ce n'è altri po' laggiù. Raggiunto Frangioni, il gruppo si è ricompattato alle spalle del battistrada Simone Ravanelli, si è ricompattato il gruppo. Un altro. Altri due. Ricordiamo che oggi si corre il Gran Premio Santa Rita, Santa Rita in palio anche il trofeo secondo il gruppo. Dopo penso io, una volta stavo sulla bicicletta di fuori con Andrea, pioveva tutto così, io sono dovuto tornare a casa a piedi. Tornato a casa molle. Ci credo. No, molle, fai. Ha già superato il cartello dei 500 metri al passaggio Simone Ravanelli, che è in fuga da 35 chilometri di fuga solitaria per Simone Ravanelli, che sta arrivando sul traguardo dove troverà ad attendere il cartello dei meno due. Eccolo, è Ravanelli. Bello Raviolo. Eccolo qua Simone Ravanelli, mi sembra doveroso accoglierlo con un grande applauso. Batte cari le manine, amici, dai. Si è lanciato in questo suo tentativo di fuga da 35 chilometri di al cronometro per Simone Ravanelli. Due giri alla coppa. Vai Ravanelli! Due giri all'arrivo per Simone Ravanelli. Mentre il giovane Bartolozzi, Andrea Bartolozzi, è uscito dal gruppo e ha recuperato Faresin. Dunque sono in due all'inseguimento. Queste sono notizie che ci arrivano da Radio Corsa. Bartolozzi, corridore giovanissimo che ha vinto recentemente in questa categoria, ha conquistato la sua prima vittoria in questa categoria. Andrea Bartolozzi che ha recuperato Faresin, ha raggiunto Faresin ed in due vanno alla caccia del battistrada. Bartolozzi e Faresin, Andrea Bartolozzi ed Edoardo Faresin, eccoli qua i due all'inseguimento, ma il gruppo è subito dietro, ecco il gruppo subito dietro, condotto dai corridori della Colfac con il milanese Garavaglia, Giacomo Garavaglia in prima posizione. Meglio per loro. È vero. Fabio, sta la pioggia pure per terra. Sta la pioggia pure per terra, possono cascare meglio. Certo. Dai che faccio. Il gruppo. Nonno! Babbo, questa è la fine dell'ultimo giro. La penultima. Il penultimo. Il penultimo. Il penultimo. Spero che vince così.
sta avvicinando notevolmente Andrea Bartolozzi al battistrada. Andrea Bartolozzi, che ha già vinto quest'anno, è un corridore giovanissimo del 99, ma ha già dimostrato le sue doti. E attenzione, perché adesso anche il gruppo sotto la spinta dei corridori della VPM è in netto recupero. Siamo all'ultimo giro, siamo al suono della campana. Dai, l'ultimo giro. Vai, anche arriva. C'è coso, il tontare, come pochi istanti al passaggio, ancora non è avvenuto l'aggancio in testa. Vai, tra il più immediato inseguitore Bartolozzi e Ravanelli, ma probabilmente si formerà questa coppia. Guarda quanto cammina. Sì. Il gruppo è a 20 secondi adesso, attenzione, perché il gruppo è vicinissimo, eccolo qua il battistrada Simone Ravanelli. L'applauso mi raccomando, in fuga da tantissimi chilometri in maniera solitaria. Simone Ravanelli, via il cronometro, ultimo giro per il corridore bergamasco. E l'applauso anche per Andrea Bartolozzi, che si sta avvicinando, il corridore della Viris. 10 secondi per Andrea Bartolozzi, ed il gruppo deve essere vicinissimo. Eccolo qua il gruppo, adesso sono un po' cambiate le prime posizioni, ha tirato la VPM, adesso sono i corridori della General Store. Casarotto in prima posizione, 26 secondi il ritardo del gruppo guidato da Casarotto. Lo ricordiamo, Casarotto secondo l'anno scorso a Capodarco, un'altra grande classica marchigiana. Gruppo tutt'altro che tagliato fuori quando siamo al suono della campana. L'applauso mi raccomando per tutti i corridori. Già la giornata era dura, resa dura dal chilometraggio ovviamente, poi anche in tempo ci ha messo lo zampino, e la giornata è diventata durissima per i corridori ovviamente, e siamo di fronte ad un chilometraggio da professionisti. 174 km è davvero un chilometraggio da professionisti. Ce n'è un altro po'. Allora, abbiamo qui al palco il titolare della SEMA, Michele Palmieri, ed è che sei corridore. No. Però, siccome che sappiamo che in zona c'è pure il fondatore della SEMAR, Giancarlo Palmieri, assolutamente lo vogliamo qui al palco d'arrivo. Ma bisogna scattare, no? Sta lì, no. Giancarlo! Dai! Dal pomodoro d'eccezione ha Gran Premio Santa Rita, l'ultimo vincitore, lo ricordiamo, Battistella, che si impose l'anno scorso. 10 secondi, attenzione, 10 secondi in ritardo del gruppo che si sta avvicinando a Garavaglia. Corsa racchiusa in un fazzoletto. 1500 metri all'arrivo, corsa davvero racchiusa in un fazzoletto. 1500 secondi Garavaglia, a 4 secondi Garavaglia, a 10 secondi il gruppo. Sono i corridori della Casillo Materassi, adesso sono i corridori con la casacca rosa bianca della Casillo Materassi a scandire il ritmo nelle prime posizioni del gruppo. Non mi ricordo più qua. I battistrada si stanno avvicinando al triangolo rosso. Poi. Ancora i corridori della Casillo Maserati. Poi. Attenzione, perché c'è stato l'allungo di Pietro Bon. Il gruppo è vicinissimo dietro, 500 metri all'arrivo, attenzione, Pietro Bon ha preso la testa, Ravanelli cerca di portarsi sulla sua ruota, ma il gruppo è vicinissimo. Pietro Bon con qualche metro di vantaggio nei confronti di Ravanelli, anche Bartolozzi è vicinissimo, ma è vicinissimo anche il gruppo. È un finale emozionante, ricordiamo che il corridore della BS Carriera, Ravanelli, è in fuga dal chilometro 115, tutto solo, è transitato tutto solo anche al suono della campana. Pietro Bon con qualche metro di vantaggio nei confronti di Ravanelli. Si rialza Bartolozzi,
Rossi che viaggiava in terza posizione. Anche i corridori della Viris si fanno vedere nelle prime posizioni. Pietro Bonna ancora al comando, ma non è escluso il ritorno del gruppo. Attenzione, gruppo compatto, gruppo che si è ricompattato per intero il gruppo e adesso assisteremo a qualche sparata, ovviamente, perché il finale si presta a questo tipo di soluzione. Anche i corridori della General Store nelle prime posizioni. Attenzione, c'è un allungo Di Felice, Francesco Di Felice della General Store con Di Felice al comando, con pochi metri di vantaggio sugli altri. Finale emozionante, tutto incerto, fino all'ultimo metro. Metti la mano dentro. Attenzione perché ci siamo. La mano dentro, attenzione perché ci siamo, ormai li vedremo laggiù in fondo. Li vedremo sbucare laggiù in fondo. Una volata in salita. Vedi? Attenzione, lanciato lo sprint. È un corridore che si sta avvantaggiando nel finale. Ci sono Di Felice. Micheale Corradini proprio sulla fettuccia di arrivo ha superato Di Felice. L'applauso davvero per tutti. Grande. Al termine di una competizione durissima è arrivato Michael Belleri stremato. Sono arrivati praticamente Grande. Tutti i corridori che hanno caratterizzato la fase delicata, importante della corsa. È arrivato anche Simone Davanelli, che merita un grande applauso. È arrivato Bravo. Rikunov, l'atleta della nazionale russa. Mi raccomando, cari amici, l'applauso per tutti. Dunque Corradini sul grande traguardo. Bravo. Del Gran Premio Santa Rita ha superato proprio sulla fettuccia fatidica Francesco Di Felice, che aveva guadagnato qualche metro proprio nel finale di corsa. L'applauso per tutti al termine di una grande fatica. È arrivato anche il giovane Tommaso Rigatti. Mi raccomando, l'applauso per tutti. Adesso faremo respirare i corridori. È arrivato Gnatti. L'applauso, mi raccomando, per tutti i corridori che di volta in volta o secondo o terzo lascia la sì. Simone, dovrai essere premiato per il campionato della montagna. Vatti a cambiare d'abito. Guarda le coppie. Il campionato della montagna. Procediamo 15 minuti. Simone Davanelli, che sarà premiato come vincitore del Gran Premio della Montagna, ma la premiazione dovrà portare anche Pontavola, il corridore della Colpac. Attendiamo ancora e soprattutto, ovviamente, guarda Gabri, guarda che muscoli intorno alle gambe, a prestare attenzione in discesa per non ostacolare i propri colleghi, che ovviamente ancora devono tagliare la linea del traguardo. Intanto, cari amici, vi rimando già alla premiazione che effettueremo non appena la vettura di fine gara avrà tagliato il traguardo. Ma dovete spostare qua, Nico. Via dalla strada. Secondo me quella biondina. Sì. Giovani. Michele Corradini, vincitore di oggi, si aggiunge anche la classifica Sul podio più alto, Michele Corradini. Bravo!
sarà premiato da Michele Palmieri con la maglia Semar. Prima di tutto ovviamente la maglia che contraddistingue il leader della gran combinata. Eccolo qua la vestizione della maglia Semar che contraddistingue il leader della gran combinata. Lo sponsor quest'anno portano fortuna, aveva già vinto quest'anno l'azienda diretta da immagina 300 km proprio in questa terra. Guarda lì trovo Michele Palmieri ha offerto anche al corridore della Forte Braccio il Gran Premio Semar e poi ovviamente l'omaggio floreale per Michele Corradini. Omaggio floreale per Michele Corradini. E poi per il vincitore c'è anche una confezione di ottimo olio delle colline marchigiane, olio offerto dalla azienda Fondo. Ecco qua la consegna da parte di Bruno Cantarini, il nostro di macchina e localizzazione assieme a Luciano Angeletti e assieme all'amico Albino Cittadini. Allora, il cerimoniale vede anche la bottiglia di spumante per il vincitore, però Michele la apriamo più tardi assieme a smarcare e di felice, ok? Dai. Allora, Michele, ecco qua il bacio che ovviamente contraddistingue il vincitore di ogni gara ciclistica, anche se questa è la premiazione, lo ricordiamo, della gran combinata messa in palio da Semar. Ok, allora Michele, metti tutti i tuoi premi da questa parte, perché cominciamo la premiazione vera e propria partendo dal terzo classificato che veste la maglia della General Store, arriva dalla provincia di Trento Daniel Smarzano. Eccolo qua Daniel Smarzano, terzo classificato sul traguardo del Gran Premio Santa Rita. L'omaggio da parte della Miss e poi al terzo classificato Giacomo Garofoli ha consegnato la coppa messa in palio dalla società organizzatrice Sant'Agostino. Sì, quello là a fianco. Giacomo Garofoli che ha una certa misonna, diciamo, con il ciclismo. Ricordiamo Gianmarco ovviamente che oggi è il punto quinto, mi hanno detto, perché gareggia con i colori della LQF. Allora, Marchi, ok, diciamo anche Marchi, certo, perché la LVF ha sede a Bergamo. Allora, dopo la premiazione di Giacomo Garofoli abbiamo il sindaco di Castello, guarda un po', gli dà una chitarra e consegnerà una chitarra. Sì. Daniel, si mette a suonare mentre si fa il biciclette. Siamo nella terra della fisarmonica degli strumenti musicali. Ecco qua il sindaco Roberto Ascani che prende con una chitarra offerta da Steffi Line il terzo classificato Daniel Smarzano. E poi c'è un quadro offerto dalla parrocchia di Sant'Agostino, la parrocchia dentista pochi metri dal traguardo, quadro che viene consegnato al terzo classificato dal signor Franco Crisantelli. Ecco qua il quadro per Daniel Smarzano, per il quale vi chiedo un grande applauso. È il quinto terzo posto, però ha vinto a Monte Cassiano, una grande classica, un corridore di sicuro avvenire. Allora, abbiamo completato le premiazioni per il terzo classificato, l'applauso doppio adesso se lo merita Francesco Di Felice, il corridore abruzzese della General Store, è stato passato proprio sulla fettuccia di arrivo.
bacio da parte della vista con il bacio ovviamente, e poi il signor Germano Stanoni, consegnerà al corridore della General Store un premio, una coppa in memoria di Piero Leonardi. Ecco la consegna. Ecco la consegna da parte del signor Stanoni, Germano Stanoni, che premia con il Memorial Piero Leonardi, Francesco Di Felice, secondo classificato nel Gran Premio Santa Rita 2019. L'applauso non arriva, non fatevelo chiedere per favore, bravissimi, ecco qua. E poi anche per Francesco Di Felice, tutti diretti Francesco sulla chitarra, quello che si chiama. Allora, anche per te e sempre offerto da Steffi Line, Tania Belvederesi, che sinceramente non avevo conosciuto e mi scuso con lei, Tania Belvederesi, un'altra chitarra, atleta nel passato, adesso è presidente del comitato provinciale di Ancona della Federciclismo, Tania Belvederesi, che ha offerto a Francesco Di Felice la chitarra di Steffi Line. E poi, sempre per il secondo classificato, c'è un quadro messo in palio dalla parrocchia Sant'Agostino, sempre consegnato dal signor Franco Pizzardelli. Ecco qua la consegna. Bene così. Sant'Agostino. Sant'Agosti. Sant'Agosto. Allora, e adesso l'applauso doppio per il vincitore, ovviamente. Eccolo qua, Michele Corradini. Eccolo. Questo è il primo in assoluto. Ha vinto il Gran Premio. Il bacio classico, magari. Michele. Ecco qua il bacio classico di ogni competizione ciclistica. Sempre ragazzi quando avranno baciato la scena. Lo bacio floreale che ovviamente consegniamo ancora al vincitore Michele Corradini. Ecco qua l'omaggio floreale. E poi Emiliano Ciavattini. Ecco qua il signor Emiliano Ciavattini consegnerà la maglia, anche in questo caso arancione, che spetta al vincitore del Gran Premio Santa Rita, maglia Foridra. Ecco qua la maglia che viene fatta indossare al corridore umbro della Forte Braccio. Ecco qua la maglia, maglia Foridra per il vincitore. E poi sempre il signor Emiliano Ciavattini consegnerà anche il trofeo messo in palio dalla sua azienda. Ecco qua il trofeo. L'accendo molto da sopracchiglia. Sì, un piatto. Ecco qua. Ah, bello. Emiliano Ciavattini che consegna il trofeo messo in palio dalla propria azienda, il trofeo Foridra per il vincitore, Michele Corradini. Ma poi ecco qua. Bello, bello. Guarda che roba. Due trofei ha ricevuto. 300 km ha fatto. Adesso abbiamo la poi stava nel gruppo, guarda un po' una tastiera io. Accelerato così sempre dalla parrocchia di Sant'Agostino, il quadro per il vincitore con i complimenti ovviamente. Ecco sempre Sant'Agostino, vedi. Signor Luciano, è arrivato anche il mitico Luciano Angelelli. Guarda, ecco buono, qua, Luciano Angelelli. Ringraziamo anche Francesco Di Felice che ecco qua il quadretto. Non abbiamo terminato le premiazioni, adesso godetevi il quadretto perché le premiazioni continuano. Allora, Michele Corradini, invece della chitarra, per te c'è una bella tastiera che ti verrà offerta dal signor Sturani. Fabio Sturani, eccolo qua, Fabio Sturani. No, non è più grossa questa. Fabio Sturani che è stato anche presidente regionale del CONI, che consegna la tastiera a Michele Corradini. Non la fa Reggio perché ha fatto così tante strade. Ricordiamo anche che l'omaggio floreale che è stato consegnato al vincitore pare che scoppia e offerto agli organizzatori non ne vuole più. E poi non abbiamo terminato perché per il vincitore c'è anche
C'è anche l'olio, c'è anche la confezione di olio, la bottiglia di olio, messo in palio dall'azienda Poldo. Ecco qua la consegna da parte di Bruno Cattarini per Michele Corradini. Allora, Olivano Cattelli, ci sei? Olivano, ci sei in zona? Vediamo se qualcuno risponde, altrimenti la consegniamo a te, Michele. Se non c'è nessuno della Forte Braccio, il premio di società lo consegniamo a te. Michele, prende anche il premio di società. Guarda che coppa! Franco Crisantemi, eccolo qua, Franco Crisantemi che consegna al vincitore il trofeo Santa Rita. Premio questo che va, premio questo che va alla prima società classificata, premio per la Forte Braccio, il trofeo Santa Rita. Allora ragazzi, lo spumante, forza, che vi congeliamo perché siete tutti bagnati. Adesso sgrizza, guarda un po', guarda un po'. Ecco qua la bottiglia di spumante, madonna, guarda vincitore Michele Corradini, dal secondo classificato Francesco Di Felice, niente qui da Pablo, terzo Daniel Pazzaro. Tutti e tre le premiazioni tra poco continueranno con il campione della montagna. Guarda un po', porca miseria. Allora intanto a quello non gli è partito. Allora intanto è arrivato Olivano Locatelli, è arrivato Olivano Locatelli. Olivano, per cortesia ti richiamo all'ordine dopo, ecco, presentati per favore per ritirare il premio, dai, alle contenti davanti, su, che questa è una vittoria importante per voi, forza, ecco, rifacciamo la premiazione, dai, per Olivano Locatelli che si avvicina al proprio corridore, ecco qua. Olivano Locatelli che non ha certo bisogno di presentazioni, ha lanciato fior di campione, gli ultimi che mi vengono in mente sono Fabio Aru ovviamente, ma anche tantissimi corridori, per farle leggo a posto, dai, the end, fine, questi è i campioni. Allora, c'è rimasto soltanto il premio, quello è Giacomo, il cappello d'oro, Silvia Garofi, è presente, quel bambino, bravissimo, che si muoce dalle unghie, la maglia del cappello d'oro. La maglia del cappello d'oro che viene consegnata a Michele Corradini da Silvia Bellucci. Maglia del cappello d'oro che è pronta a distinguere ovviamente ogni vincitore di classica inserita in questa grande challenge ideata, e vi chiedo un applauso per lui perché sicuramente ci sarà guardato. Ideata, bravo! E Mario Marchi ovviamente non aveva certo bisogno di presentazione. L'amico Fiorentini mi ricorda la pena marchigiana del ciclismo, Paolo Piassini. Sa che soddisfazione essere campione. Allora, ovviamente Lino Secchi, presidente del comitato regionale marchigiano della Federciclismo, vince la mano a questo magnifico podio per complimentarsi con i primi tre classificati. Ragazzi, lo spumante, forza, lo spumante lampato, ok, guarda, fanno una foto, okay. Tutti quanti spumante Giacobazzi ci teneva ovviamente, ecco qua. E adesso vi possiamo congelare, i corridori perché passiamo al Gran Premio della Montagna. Ragazzi, come la avete premi per quanto riguarda il Gran Premio della Montagna? Io proprio lo so, ma vi possiamo congelare con un grande applauso, l'ultimo applauso sì, per questo magnifico collo. Bravi! Michele Corradini, Francesco Di Felice, Daniel Pazzaro. Ciao Vittoria! Adesso ci concentriamo per il Gran Premio della Montagna. Fine!